Buongiorno a tutti, benvenuti qui alla Nordmeccanica Group SPA per la presentazione del nuovo tecnico della prossima stagione, Andrea Anastasi. Di lui parliamo subito dopo. Adesso il benvenuto al tavolo dei redattori, l'ingegnere Vincenzo Cercello, vicepresidente della Nordmeccanica, padrone di casa, che anche quest'anno ci ospita per una presentazione di un personaggio importante della società. Poi abbiamo Giuseppe Buongiorni, vicepresidente della Grasseis Blue Energy Volley Piacenza, e Alessandro Fei, Fox per tutti, direttore sportivo. La parola a Vincenzo Cercello. Buonasera a tutti, benvenuti in Nordmeccanica. Come sempre è un piacere ospitare qui la Grasseis con tutto il suo staff, con il presidente Elisabetta, buongiorno il vicepresidente e tutto lo staff tecnico. Ed è anche un piacere presentare qui oggi il nuovo allenatore della Grasseis, che sicuramente con la sua esperienza ci aiuterà a portare sempre più avanti il progetto della squadra di volley, che noi come Nordmeccanica da sempre coinvolti nel mondo dello sport e che da anni appoggiamo il progetto appunto della famiglia Curti. Pensiamo che un'azienda come la nostra, che ha sul territorio una presenza molto forte, e questa, la nostra presenza vicino alla squadra di volley, che l'anno scorso comunque ha anche vinto come presenza di spettatori, è stato il primo palazzetto in Italia, questo rappresenta appunto lo sforzo che la famiglia Curti sta mettendo e anche la volontà di Nordmeccanica di continuare in questo progetto, che sempre di più sta diventando un progetto vincente, non soltanto per i risultati dell'anno scorso, ma anche un progetto sportivo nella sua complessità vincente. È stata una squadra, appunto una società, che non solo ha investito in giocatori importanti, ma ha investito in un sistema di volley che è completamente innovativo, aggiornato e aderente alle nuove esigenze, quindi un palazzetto sempre più coinvolgente, sempre più spettatori. Conseguentemente sono venute anche le vittorie, l'anno scorso appunto la Coppa Italia, siamo arrivati anche semifinale di Scudetto, quindi sicuramente la voglia c'è anche da parte della nostra azienda, della mia famiglia, c'è di stare accanto ancora in questo progetto per l'anno prossimo, e c'è sicuramente la voglia di evolversi e di migliorarsi. Secondo me la scelta di Anastasi è stata una scelta giusta, corretta, per una squadra che guarda sempre al futuro, per una squadra che guarda un volley sempre più innovativo, perché oggi innovazione non è soltanto per esempio il nostro settore nelle impianti, nelle macchine, non nel lavoro che facciamo di tutti i giorni, ma anche nelle scelte di tecnici che possono portare un tipo di gioco diverso e più adeguato soprattutto a una squadra che l'anno prossimo si troverà ad affrontare non soltanto il campionato e quindi conseguentemente tutte le gare relative al campionato, inclusa la Coppa Italia, ma si troverà ad affrontare anche una Champions League, dove ci sono squadre e società di ben conosciute, che hanno un blasone, che hanno un'esperienza molto forte. Quindi noi siamo convinti che l'esperienza appunto del nuovo allenatore possa darci quell'impronta e possa dare un'impronta sia ai giocatori ma anche stessa alla società di affrontare tutte queste competizioni che dovremo affrontare l'anno prossimo nel miglior modo possibile, e dando la possibilità anche di utilizzare al meglio il roster che questa società ha messo a disposizione dell'allenatore, facendoci affrontare tutte le competizioni da leader. Poi, come sappiamo, vince sempre solo uno, però una cosa è partecipare come spettatore, una cosa è partecipare da leader e partecipare da squadra che vuole vincere, vuole affermare la propria forza e vuole affermare anche la propria identità. Grazie. Grazie a lei, ingegnere. Abbiamo scoperto oggi, abbiamo la conferma allora, che per il quinto anno consecutivo Nordmeccanica sarà a fianco della società. Molto bene. Giuseppe, buongiorno. Benvenuti a tutti e benvenuto in particolare ovviamente ad Andrea. Benvenuto da parte del club, da parte del gruppo CGI che sposa questo progetto con i due brand Grasseis e Blue Energy. Benvenuto da parte di tutti gli sponsor e da tutta la piazza di Piacenza, che è una piazza sicuramente importante, che dà tanta importanza al progetto Volley. Affrontiamo il sesto anno del nostro progetto, abbiamo chiuso il primo quinquennio e l'obiettivo era entrare nei top 5, top 4 team di Superlega, e ci siamo riusciti.
L'anno scorso abbiamo traguardato successi importanti. Ecco, rinnoviamo un sesto anno, la stagione 2023-24, con ambizioni importanti, e questo devo dire è possibile grazie al supporto e all'appoggio dei nostri partner come la famiglia Cercello. Quindi grazie Vincenzo, un grazie anche ad Antonio e ad Alfredo, un grazie anche alla Banca di Piacenza, sempre presente. Un grazie a tutti gli sponsor, cito Pagani, cito Burzoni, non posso citare tutti gli sponsor perché ovviamente il tempo a disposizione è poco, quindi un grazie a tutti, un grazie anche a tutta la tifoseria piacentina. Dicevo, affrontiamo questo anno con ambizioni rinnovate, usciamo da una stagione, come definire, possiamo definirla che è stata altalenante, la costanza non è stata certo una nostra prerogativa, però abbiamo colto successi importanti, e penso che il leitmotiv della prossima stagione sarà cercare di gestire le energie mentali e fisiche, lo dico proprio in ordine di importanza, per essere, diciamo, ben presenti nei momenti clou della stagione, perché la passata stagione a livello sportivo ci ha insegnato, vabbè, l'equilibrio l'abbiamo visto tutti, ci ha insegnato quanto la linea di confine sia sottile tra prendere delle certezze e perdere delle certezze. Faccio un esempio, Milano ha fatto dei playoff fantastici, noi abbiamo preso delle certezze con la Final Four di Roma, certezze che non avevamo preso nelle settimane precedenti. Altri team, ahimè, parlo di Perugia e tu sai bene di chi sto parlando, ha perso delle certezze. Una linea di confine molto sottile, quindi la gestione delle risorse mentali e fisiche è fondamentale, perché l'equilibrio, ci sono altri 4, 5, 6 team che hanno dei roster altrettanto forti come il nostro. Quindi noi ci approcciamo questa stagione con ambizioni. I traguardi sono 4, rispetto alla scorsa stagione c'è un traguardo in più che è la Supercoppa, che se ricordo bene si giocherà a novembre, e al di là, dico bene, a novembre, al di là dei risultati, voglio dire, questo Andrea ce lo diamo come impegno reciproco, lo spettacolo al Palabanco non deve mancare, perché il pubblico piacentino è un pubblico dal palato fine, e quindi lo spettacolo, lo dico, non mancherà, poi i risultati arriveranno di conseguenza. Credo che su questo tu sei il timone di questo progetto, è sicuramente un progetto ambizioso, credo che un po' di pressioni le avrai, ma penso che sei abituato, perché arrivi da un ambiente dove le pressioni sono, diciamo, vive, e quindi le spalle sono larghe, e comunque insomma la Cerchia Piacenza ti vuole bene, ti accoglie all'attacco. Grazie a tutti. Grazie Giuseppe. Alessandro Fei, direttore sportivo, sarai a stretto contatto con il nuovo tecnico, credo già da subito. Sì, intanto buonasera a tutti, buon pomeriggio. Sono ma siamo contenti che Andrea abbia accettato di entrare a far parte della nostra squadra. È un allenatore che conosco molto bene, perché l'ho avuto per diversi anni in nazionale e mi sono trovato molto bene. È stato anche forse il primo in nazionale a farmi giocare da opposto, quindi mi ero fatto un po' male alla schiena, perché mi faceva attaccare tanti palloni, però lo devo ringraziare anche per questo. E Andrea ha allenato sia in Italia che all'estero, ha allenato sia i campionati che anche le nazionali, perché se non sbaglio comunque nazionale polacca, nazionale spagnola, insomma, e ha avuto tanti bei risultati, e siamo sicuri che l'esperienza che lui ha acquistato in questi anni ci possa dare una grossa mano anche con i giocatori, perché ha gestito tanti giocatori con diversi caratteri, insomma. Quindi siamo sicuri di questa cosa, e proprio per questo crediamo appunto che ci possa dare una grande mano per migliorare. Siamo sicuri che darà il 100% come ha sempre fatto, che darà una mano anche allo staff per lavorare sia con i giocatori che con lo staff, per lavorare tutti quanti in sinergia ed arrivare ancora a dei risultati di prestigio oltre a quelli che abbiamo avuto quest'anno, perché quest'anno abbiamo fatto veramente, secondo me, un bellissimo campionato. Da parte nostra, della società, sicuramente piena collaborazione ad aiutarlo in tutti i momenti di difficoltà, perché sappiamo appunto che l'anno precedente è stato un anno molto intenso, con la vittoria della Coppa Italia e una finale un po' mancata, però l'anno è stato sicuramente positivo.
sarà molto difficile ripetersi, però siamo qua per migliorare. Grazie Fox. Andrea Anastasi, di presentazioni non ha bisogno molto, perché da giocatori sappiamo tutti come cosa ha vinto e cosa ha fatto, da allenatore ancora di più, stato molto all'estero, quindi ha un'esperienza incredibile, ha allenato 4 nazionali, Polonia, Italia, Spagna e Belgio. Tra le altre cose, con la Spagna ha vinto un europeo che ancora adesso mi domando io come abbia fatto a vincerlo, visto che non era una squadra poi così fortissima rispetto a tante altre. Come ti stai, qual è la tua prima impressione qui a Piacenza? Beh, intanto buon pomeriggio a tutti. Ovviamente la prima parte del mio discorso è relativo al ringraziamento nei confronti del club, del presidente, di tutto il club e gli sponsor che hanno avuto fiducia nella mia persona, si sono appoggiati alla mia esperienza per poter guidare questo progetto nuovo, perché è una squadra nuova, no? 5 anni veramente sono pochi, e questa è una cosa bellissima, no? Il fatto di aver già raggiunto risultati importanti. È vero che viviamo solo ed esclusivamente di risultati. Noi, a volte lo dico in maniera chiara, ognuno di noi, ma anche i miei ragazzi che hanno giocato, Slati e il Fox, non abbiamo mai fatto sport in vita nostra. Slati è l'esempio chiarissimo che non ha mai fatto sport in vita nostra, in vita sua, nel senso che l'unica cosa che ci è sempre interessato è la vittoria. Questo è un po' per dire le cose come stanno, no? Ognuno di noi partecipa a questi generi di progetti, a queste sfide per cercare di portare a casa qualche risultato. A volte le stagioni, ci sono stagioni che riesci a centrare risultati. Piacenza ha centrato una bellissima vittoria in Coppa Italia, Trento ha centrato una bellissima vittoria del campionato, Perugia campione del mondo, Supercoppa. Voglio dire, ci sono poche squadre che alla fine riescono a festeggiare vittorie importanti, e questo è il motivo per cui siamo qui, ossia cercare di fare del nostro meglio per vincere. Ovviamente c'è anche un discorso di crescita della squadra, del club, certamente il roster è di primissimo livello e quindi cercherò di fare del mio meglio per mettere nelle condizioni i ragazzi di giocare al 100%. Come voi sapete, il prossimo anno sarà complicatissimo perché inizieremo tardissimo, giocheremo ogni 3 giorni, quindi non avremo nessun modo di recuperare le energie, perché avremo partito ogni 3 giorni, abbiamo una Champions League che sarà meravigliosa, perché una manifestazione che secondo me Piacenza meritava, e quindi è giusto dare la possibilità ai tifosi, a tutte le persone che amano la pallavolo, di venire a vedere la Champions League, che è un torneo strepitoso dal mio punto di vista, e quindi cercheremo anche in questo caso di fare del nostro meglio. Però sono positivo perché la squadra è la squadra dell'anno scorso, ci sono stati pochissimi cambiamenti e questo è un vantaggio, perché avremo pochissimo tempo per prepararci per la stagione, non avremo probabilmente nemmeno qualche amichevole o forse un amichevole prima della partenza ufficiale, avendo realmente i giocatori a disposizione la settimana prima della stagione. Quest'anno sarà una pazzia dal punto di vista dei ragazzi che hanno finito la stagione, si sono buttati nelle nazionali, finiranno la stagione con la nazionale l'8 di ottobre e il 21 iniziamo la stagione con i club. Provate a immaginare la situazione, quindi la bravura mia, del mio staff, di tutte le persone che lavoro, dello staff medico, del preparatore fisico, sarà proprio quella di rigenerare i ragazzi dal punto di vista fisico, mentale, perché avranno bisogno di tante energie, perché poi quando iniziamo sarà realmente un tour de force, sarà una sfida enorme fino alla fine, ed effettivamente l'equilibrio sarà veramente molto molto alto. Ci sono molte squadre competitive, inutile che stiamo a elencare, lo sappiamo tutti, e quindi dobbiamo farci trovare pronti. E il mio obiettivo è quello, in questa estate lunga, perché per la prima volta inizieremo, io per la prima volta che inizio la stagione così tardi, perché non abbiamo giocatori a disposizione, in genere l'ho sempre iniziata molto prima, avremo tempo, insomma, di fare una buona programmazione per farci trovare al meglio della condizione all'inizio della stagione. Grazie. Perfetto. Di solito le tue squadre... Tu hai una visione di gioco e una pallavolo che di solito fa spettacolo.
che pallavolo vedremo qui a Piacenza, oltre a quello che ha chiesto Buongiorno? Oddio, dai, adesso, visto e considerato che la squadra comunque sarà la squadra dell'anno scorso, che è cresciuta tanto nel corso della stagione, perché è vero che all'inizio i risultati non erano brillanti, ma è vero che all'inizio avevate avuto un sacco di infortuni, certo, un sacco di problematiche, quindi non era facile creare gioco, non era facile creare uno spirito di squadra, ed era complicatissimo. Quello che sto cercando di fare in questa estate di studio è cercare di capire su che argomenti andare a lavorare nella parte iniziale della stagione. Io credo che un aspetto che possa essere migliorato di questa squadra, a mio modo di vedere, è il muro, sicuramente, un fondamentale che ci può dare una grande mano, ma deve essere schematico, deve essere adottato in maniera sistematica dalla squadra per poter migliorare questi aspetti, e dopo tante cose vengono già di per sé. Ovviamente qualità delle battute e ricezione sono centrali, al giorno d'oggi non si può competere senza battute e ricezione, e quindi un altro aspetto che dobbiamo cercare di porre attenzione sarà la ricezione, perché più palle mettiamo dentro i 3 metri, più abbiamo il palleggiatore in grado di fare il side out. Questo è il concetto, no? Più palle lasciamo fuori dai 3 metri, più sarà difficile fare il side out. E quindi il concetto non cambia, no? La qualità di battuta e ricezione è centrale, un po' di miglioramento nel muro, e poi vediamo pian piano come migliorare la qualità del gioco. Ribadisco, il fatto che i ragazzi hanno giocato insieme tutto l'anno è una cosa molto positiva. Tra l'altro trovi qui a Piacenza Brizard, un regista, un palleggiatore che già conosci. Sì, ho lavorato insieme a Varsavia, è stato un anno complicato da un certo punto di vista, è bellissimo da un altro punto di vista, perché stavamo andando veramente molto molto bene, poi ci hanno fermato sul più bello, perché sapete che è arrivato il Covid, dovevamo andare a giocare la finale di Coppa, avevamo insomma grandi chance, la squadra era interessante, Antoine stava giocando in maniera meravigliosa nella seconda parte della stagione a Varsavia, e sono certo che avremmo vinto qualcosa di importante anche in quell'anno. Purtroppo la stagione è terminata, ma i buoni rapporti poi sono sicuro che continueranno anche qui a Piacenza. Grazie. C'è qualche domanda, Matteo? Io ne avrei una, anzi più di una. Partivo da qua, che eravamo a sinistra. Beh, anzitutto buon pomeriggio, benvenuto ovviamente a Piacenza. Io sono Marcello Tassi, ci siamo già conosciuti comunque di Libertà Telelibertà, Libertà.it. Allora io le volevo chiedere cosa si porta dietro dalla sua esperienza recente a Perugia, qui nell'avventura Piacenza. Mi porto dietro una bellissima stagione. Vedete, io sono abbastanza positivo, se speravi di trovare una persona negativa imparerai a conoscermi. No, è stato tutto molto positivo, nel senso che abbiamo fatto una stagione di altissimo livello, a parte la sconfitta in semifinale con Piacenza, dove peraltro Piacenza, ho già avuto modo di dirlo tante volte, aveva giocato una partita meravigliosa e noi non avevamo giocato meravigliosamente bene, quindi tanto, tanto di merito a Piacenza, ma poi abbiamo recuperato ancora, abbiamo vinto tutte le partite del campionato, abbiamo vinto i quarti di finale di Champions. Purtroppo ci siamo incastrati, in 10 giorni dal punto di vista tecnico ci siamo incastrati, stavamo giocando tantissimo, tra l'altro noi eravamo in Champions League durante questo quarto di finale con Milano, quindi viaggiavamo come i dannati, abbiamo avuto anche trasferte non comode, perché Candiesin è una cittadina abbastanza scomoda in Polonia. Al contrario, per esempio, Trento era uscita il turno prima con Zaxa, era riuscita quindi a trovare un po' più di tranquillità sui viaggi. Cioè, questo è un difetto ed è un'esperienza che mi porta appresso anche per programmare le stagioni future, cioè la qualità dei viaggi, delle trasferte sarà veramente fondamentale se vogliamo fare in modo che i ragazzi riescano a recuperare fisicamente e mentalmente, perché era estremamente complicato. Quindi gli ultimi 10 giorni ci siamo incastrati, lo sapete tutti, abbiamo perso con Milano e con Zaxa, 2 partite che ci permettevano di andare in finale, e lì basta, è finita la stagione fondamentalmente. Non bene, siamo tutti stati dispiaciuti, ma l'esperienza che ho avuto è stata magnifica, perché abbiamo avuto
realmente un lavoro comune molto importante. Mi sono trovato benissimo con staff, giocatori, ma anche con la società. Magari la gente pensa che Sirci sia una persona complicata. Certo, lui è complicato quando parla ai microfoni e fa interviste, a volte non è brillantissimo, special modo quando si perde con gli allenatori, ma quello ci sta, è un gioco delle parti. Però no, una bellissima esperienza, mi sono ricalato nel campionato italiano, nelle sue difficoltà ovviamente, ho toccato con mano che non si può dare nulla per scontato, come diceva il dottore qui di fianco a me, è così, la vita è così, lo sport è questo, sappiamo che sarà complicato anche il prossimo anno, ma come dico sempre a me stesso, l'importante no, è che qualcosa si porti a casa no, alla fine della stagione, perché queste sono... il sale della nostra vita, il sale del nostro lavoro, cioè dobbiamo centrare qualche obiettivo. Sì, un'altra cosa, ovviamente l'ha già un po' anticipato il vicepresidente Bongiorni, che cosa le ha chiesto fondamentalmente la società quando l'ha contattata, quando poi avete avviato la trattativa per arrivare qui a Piacenza, che cosa le ha chiesto? Ma allora, la prima considerazione è che so che arrivi in una squadra di altissimo livello che vuole migliorare di anno in anno, mi sembra evidente anche dal livello della conferenza stampa odierna, no? Che c'è la volontà da parte del club, da parte degli sponsor di migliorare, di stabilizzarsi nelle primissime posizioni del campionato italiano. Questo è quello che mi hanno chiesto e questo è quello che vorrei ottenere. Io dico qualcosa in più, che mi piacerebbe vincere qualcosa, quindi abbiamo quattro manifestazioni, non voglio dire che si possa vincere tutte e quattro, è complicato perché il livello è altissimo, però mi piacerebbe realmente essere competitivo fino alla fine, poi non ci riesci perché qualcuno ti batte ed è più bravo di te, benissimo, io faccio sono sportivo in questo, sulla sconfitta sono sportivo, non mi piace ma sono sportivo, l'accetto e guardo avanti, cerco di migliorarmi, quindi il concetto è questo, cercare di fare del nostro meglio per portare a casa qualche trofeo. Un'ultima cosa per quanto riguarda. Sì, vabbè, il gruppo... Devo accendere qua. Il gruppo è stato riconfermato praticamente in toto, no? il gruppo titolare, il blocco titolare. A livello di gestione, lo sapevamo già, abbiamo visto che, insomma, come ha detto, anche tanti impegni ravvicinati e poi di fatto quello che conta sono i play-off, quindi è quello di fatto il vero campionato. Per arrivare preparati al punto giusto a quell'appuntamento, in base ovviamente a tutta l'esperienza recente, passata, internazionale che ha accumulato, qual è la cosa più importante da portare avanti durante la stagione? Ma intanto deve avere una buona empatia comune, che i ragazzi devono riuscire a lavorare insieme nel modo migliore. Se c'è l'empatia giusta, poi anche i momenti di difficoltà si possono superare, le sconfitte si possono superare. Questo è il primo aspetto che sarà centrale, su cui voglio cercare di lavorare con questi ragazzi, perché non gli devo insegnare nulla a tanti di questi campioni che abbiamo. Il secondo aspetto è che bisogna essere anche un po' fortunati di arrivare al momento finale o ai momenti importanti della stagione nella condizione migliore. Ho già detto precedentemente, la preoccupazione che ho quest'anno è non so la squadra che avremo all'inizio, a fine ottobre qui con noi, perché questi ragazzi stanno giocando in continuazione. Yuri Romanò è penso l'opposto unico della nazionale italiana, purtroppo per fortuna per lui, però dovrà giocare quasi sempre, se no tutte le partite, ha un bagaglio di esperienza straordinario, però forse anche un po' di stanchezza. Quando arriverà l'8 di ottobre, che finirà le qualificazioni olimpiche, avrà tempo di respirare una settimana e dovrà ricalarsi nella realtà con noi. Non è che abbiamo altre alternative, certo abbiamo Gironi, che è un ragazzo giovane che dovrà prendere spazio sicuramente, no? Però capisci, no, che la situazione che mi preoccupa di più è quella fisica e mentale, perché non è solo un discorso di stanchezza fisica, ma anche un discorso di stanchezza mentale. Questi ragazzi lavorano, anche gli stranieri, sono in Brasile, è vero, sono tornati in Brasile, ma non sono mai stati a casa. Flavio è stato a casa, penso, dopo la stagione, due giorni, a casa sua con i suoi genitori, con la sua famiglia, e poi è andato a Zacquarema a lavorare, a preparare la stagione, adesso è in giro per il mondo a giocare. Quindi capite che è molto complesso, non è solo il discorso di stanchezza fisica, ma proprio quella mentale. Quindi questi sono gli aspetti che mi preoccupano di più in questa stagione. Poi quando saremo in gioco, se la fortuna sulla
la parte fisica ci assisterà, se riusciremo a sistemare la squadra fisicamente. Il fatto di giocare ogni tre giorni, io ho giocato con Perugia quest'anno ogni tre giorni, sempre, ho fatto 51 partite, non ci ha creato problemi. Non ha creato problemi, forse a lungo andare, certo, ti ho detto, dobbiamo essere bravi a centrare e a gestire bene le trasferte. Io porto per esempio Zaxa, che è venuta a Perugia col volo privato, e forse sono stati più bravi loro, che sono venuti col volo privato, lo so che è un impegno per le società, però hanno viaggiato bene, hanno viaggiato, si sono allenati, hanno giocato, sono tornati a casa senza nessun problema, e noi al contrario abbiamo viaggiato in Ryanair, abbiamo portato i nostri giganti sulla Ryanair, siamo andati a Krakow, da Krakow a Candiesi, col pullman, insomma è stato un viaggio non buono, diciamo, no? Quindi per questo motivo dico, dobbiamo essere bravi tutti insieme a organizzare la stagione, i viaggi, i recuperi fisici, i pochissimi momenti di riposo che avremo, perché veramente saranno pochi. Questa è la mia preoccupazione, proprio la pianificazione della stagione. Matteo Marchetti, Sport Piacenza e Gazzetta dello Sport. Sì, per chiudere il discorso Perugia, poi passiamo a Piacenza, è normale che quando le cose non vanno come ci si aspetta, si trovi sempre un capro espiatorio, no? Ho letto ultimamente che anche ci sono stati anche dei giocatori che hanno criticato l'allenatore. Vuoi rispondere, dire qualcosa? No, guarda, ti dico in tutta onestà. Allora, la prima considerazione è, quando ricevi una critica, se vuoi fare l'allenatore è meglio che l'accetti la critica, altrimenti è meglio che cambi lavoro, che vai a fare qualcos'altro, perché non è il ruolo giusto. Le critiche agli allenatori sono all'ordine del giorno, ma sono critiche a volte costruttive, a volte sono critiche un po' frustranti, perché non so, c'è un giocatore che non gioca e quindi è dispiaciuto perché non gioca, quindi fa una critica al giocatore, o c'è il fan che è dispiaciuto perché un suo giocatore non gioca, ma fanno parte dell'ordine delle cose. Per quanto mi riguarda Semenio, che tu parlavi delle interviste di Semenio, io sono dispiaciuto per lui, che a fine della stagione, che per me è stata così bella, lui si è sentito così frustrato e arrabbiato con tutti, con me, con i compagni, con l'organizzazione, con l'Italia. Mamma mia, ho detto, ma non me ne ero accorto che fosse così, anche perché abbiamo vinto l'85% delle partite, più dell'85%, quindi voglio dire, avessimo perso tanto avrei capito. No, però mi dispiace per lui, ecco. Spero per lui, insomma, che abbia la possibilità di apprezzare di più l'Italia, i club italiani, le città italiane, il cibo italiano. Io sono stato 11 anni in Polonia, quindi so cosa vuol dire stare all'estero, 11 anni. Quando sei all'estero devi apprezzare il bello che ti può offrire un altro paese. Io amo la Polonia profondamente, ho tantissimi amici in Polonia, ma ho sempre apprezzato quello che potevo ricevere da un altro paese, ma io sono una persona piuttosto aperta, quindi non ho grosse difficoltà in questa direzione. Grazie. Adesso passiamo a Piacenza. Sono un po' meravigliato perché normalmente quando veniamo qui in Normeccanica si parte dicendo Piacenza deve vincere lo scudetto. Quest'anno, insomma, oggi non l'avete ancora, la parola scudetto non l'avete ancora detta. Allora io non la faccio dire a te perché so che io so che non la dite. Per cui ti chiedo chi sono secondo te le tre favorite quest'anno. Tre però non dirmi sono tutte forti, perché tre favorite, e obiettivamente dove mettete, se mettete un paletto sulla Champions League, che è come traguardo, dico, che è, diciamo, una competizione che questa società non ha mai fatto e che a Piacenza manca da ormai anni e anni e anni. Ecco, partiamo dal campionato, poi magari andiamo alla Champions. Insomma, mi sembra evidente che, insomma, Perugia rimane sempre una delle favorite, Civitanova e Trento sono le tre squadre che probabilmente dovranno vincere lo scudetto. Facciamone quattro, la quarta. No, ci siamo. Ma io ti ho detto, il mio obiettivo personale è quello di portare qualche trofeo. La Champions League è un torneo meraviglioso, dispendioso, bello, devi avere anche un po' di fortuna a trovare le strade giuste, perché anche questo è una cosa che va considerata, sai, i sorteggi delle serpentine. Noi presumo che non avremo nessun vantaggio da terzi del campionato italiano, quindi nessuna partecipazione recente, quindi ci dovremo beccare qualche squadra tosta sicuramente fin dall'inizio, però insomma l'idea
che ho è quella di cercare di portare a casa un trofeo. Io mi accontento, cioè, sono una persona che si accontenta della vita. Ne basta uno allora? Beh, uno mi piacerebbe, poi vediamo, insomma, vediamo come funziona. Deve aver fortuna anche un po', certo. Deve aver fortuna di star sempre bene, perché il concetto è anche quello, sai, come stai? Vediamo. Poi qui non so se mi risponde, il contratto è un contratto annuale? Ecco, la scelta di fare un anno e non un progetto più a lungo termine? Guarda, a me è stato chiesto un anno. Io non ho, so che il club no, veniva da una decisione sofferta di cambiare allenatore, no? Perché li capisco, no? Quando un allenatore cresce con la squadra, cioè Botti è una persona molto stimata nel club, quindi hanno voluto probabilmente conoscermi meglio, penso che sia questo. Siccome sono sereno, ho i capelli bianchi, non mi innervosisco, io non ho posto nessuna obiezione, non ho chiesto nulla, ho detto benissimo, partiamo. L'importante è partire, sai, nei grandi progetti è sempre meglio partire con attenzione. Io faccio un esempio, la squadra con cui ho allenato maggiormente è stato il Danzica, no? Un'esperienza meravigliosa della mia vita. Sono partito con un anno, sono andato a Danzica, come sono partito quando sono andato in Spagna, che non volevo andare in Spagna. Ho ancora un ricordo nel 2005, vado a vedere gli europei, parlo con Muciaga che è il direttore sportivo, dice Andrea vorremmo parlare con te per fare un progetto. Ma io ho detto in Spagna, non ci vado in Spagna. A ottobre, fine ottobre vado in Spagna, vado a Madrid, parliamo, pim pum pam, mi ero accordato, appunto, che ho detto ma siamo accordati, mia moglie mi dice cosa decidi, cosa fai, alleno la Spagna. Dal 2006 sono andato in Spagna, è stata la scelta più bella della mia vita, no? Nel senso che esperienza meravigliosa, ho imparato lo spagnolo, ho conosciuto da vicino tutte le realtà spagnole, e la stessa cosa a Danzica. Ho firmato primo anno un anno, dicevo no, non ci sto, una squadra non di alto livello, e primo anno abbiamo vinto la Coppa di Polonia, siamo andati secondi in campionato, capito? Quindi è meglio secondo me conoscersi, poi se ci conosciamo, ma può anche darsi che finale non mi sopporti più nessuno, quindi dico no, prendiamo qualcun altro perché non lo vogliamo. Ultima cosa, poi ti scusi, volevo chiedere, hai parlato per caso con due tuoi ex compagni della generazione di fenomeni che sono stati qui a Piacenza, che ti hanno parlato anche un po', no, che ti hanno magari parlato un po' di Piacenza, perché poi è normale che le cose più importanti si hanno e si sanno anche da quelli che magari a un certo punto insomma non si sono lasciati benissimo o comunque insomma hanno avuto qualche problemino, no? Questo per chiederti cosa si dice di Piacenza fuori da Piacenza. Ovviamente quello che ti dice non te lo dico perché sono conversazioni private. Secondo, naturalmente ho parlato con entrambi, perché sono con uno amico fraterno che è Gardini, con il secondo un amico di Lorenzo, sono sempre stato amico, io l'ho sopportato in camera nazionale quando era giovane, quindi c'ho l'aureola con Lorenzo. No, sono due ragazzi a cui voglio profondamente bene. Questo lo sapevo. Ah no? L'aureola, cioè. È un ragazzo, sono due ragazzi straordinari, insomma, con caratteri particolari entrambi, però io ho molto rispetto, molta stima di entrambi. Altrimenti io parlo con le persone. Parlo tanto con le persone di cui mi fido per farmi dare giudizi, opinioni. Ho fatto lo stesso anche a Perugia, non è che io con Nicola Gerbic ho avuto chiacchierate lunghe. Avevo parlato anche con Lorenzo, però è stato un po' diverso la conversazione. Grazie. Ci sono altre domande? Niente, se mi permettete vorrei chiudere la conferenza stampa con una battuta della Presidente Elisabetta Curti, che oggi non ha voluto sedersi al tavolo dei relatori, però insomma mi sembra doveroso fargli dire una battuta. Grazie, inaspettata, non ero preparata. No, è sempre bello essere qua in casa di amici e, per inaugurare appunto il nuovo anno. Chiaramente ci aspettiamo tanto dalla prossima stagione, ma Andrea lo sa benissimo. Crediamo fortemente nella squadra, crediamo fortemente nei ragazzi e quello che forse ci è mancato l'anno scorso, quelle partite a scacchi, no? Dove gli equilibri poi sono sempre molto vicini, chissà, magari quest'anno ci vedranno
favoriti in alcune occasioni. Ci tengo però a dire che abbiamo un grande livello tecnico nella prima squadra, però stiamo anche migliorando tanto nelle giovanili, perché se ne parla meno, però è un punto d'orgoglio della nostra società. Adesso abbiamo l'Under 12 che si sta giocando le semifinali nazionali e per Piacenza è un altro grande orgoglio dopo l'Under 15 che è arrivata addirittura in finale. Non dimentichiamo che poi siamo l'unica società in Superlega ad avere la 2-3-1, per cui ovviamente un bollino di qualità e di serietà aziendale, nonché appunto essere carbon free, per cui siamo la società CO2 free, per cui crediamo tanto, ancora prima che venisse appunto e fosse di moda tutti i concetti di ESG e robe varie, praticamente la nostra U-Energy ha sempre creduto, ha avuto questo suo credo, perché l'immagine sportiva deve essere anche una cassa di risonanza per promuovere grandi valori, no? In questo caso la tutela dell'ambiente, dell'etica, della solidarietà con tutte le partner che abbiamo appunto delle varie associazioni, e accompagnarle, infarcirle con la ciliegina sulla torta con delle belle vittorie fa solo bene all'umore, alla città e all'entusiasmo, per cui buon lavoro mister, la società è con te e non ho nient'altro da aggiungere. Grazie a tutti per essere intervenuti, chiudiamo qui la conferenza stampa, adesso penso che magari Telelibertà abbia bisogno di farti un'intervista così, e anche Marchetti, buon lavoro. Grazie mille.